Amici tecnologici, benvenuti in un nuovo video. Oggi tante chiacchiere. Allora andiamo ad aprire il primo pacco. Partiamo da questo qui. Questi sono i prodotti che andremo oggi a vedere nel nostro unboxing. Iniziamo dal primo. Questi sono i due auricolari adattivi Bluetooth. Abbiamo dietro indicato destra e sinistra con la lettera LR. Vano di autoricarica delle cuffiette, in quanto si ricaricano mediante il foro che abbiamo nella parte inferiore. Li posizioni dentro la loro, diciamo, custodia e loro si auto ricaricano. La centralina ha anche un bottone sulla parte frontale per andarla ad accendere o spegnere. Andiamo ad aprire una cuffietta, vediamo se ha dei LED. Perfetto, la cuffietta si è accesa, ha dentro un piccolo LED blu e ci indica l'accensione. Allora, dentro questa bustina ci sono quattro gommini di ricambio in base alle dimensioni del tuo orecchio interno. Questo è il cavetto USB per la ricarica. Queste sono le istruzioni delle nostre auricolari Bluetooth, sono anche in italiano. Come funzionano? Semplicemente bisogna estrarre gli auricolari dal suo contenitore, che vi ricordo fa anche da carica batterie, perché queste internamente hanno delle batterie agli ioni di litio che ovviamente si devono andare a ricaricare con la base. Hanno entrambi dei piccoli tastini, si pigiano entrambi. Dal momento in cui sono accesi entreranno in comunicazione uno con l'altro, sinistro e destro, e di conseguenza faranno l'interconnessione, così da suonare in modalità stereo entrambi con lo smartphone. Lo smartphone, per fare l'accoppiamento, lo farà solo con l'auricolare principale. Allora, abbiamo aperto il secondo pacchetto e abbiamo il nostro smartwatch. È dotato di cardiofrequenzimetro, monitor del sonno, contapassi mentre si cammina o si corre. Bene amici, questo è il nostro primo smartwatch che andremo a recensire sul canale. È un multifunzione, infatti è in grado di farci l'analisi notturna del sonno, cardiofrequenzimetro, sveglia, compatibile sia con Android che con iOS, e in più è IP67, perciò come la scheda tecnica può essere utilizzato anche mentre ci laviamo le mani o mentre facciamo la doccia. Il pin di ricarica è sul retro, questa è la parte del sensore per il cardiofrequenzimetro, per monitorare il sonno e avere il tutto, i dati, il grafico e le curve direttamente sulla nostra app dedicata sullo smartphone. La piastra per la ricarica wireless, cioè ricarica senza fili. Questa è la nostra base di ricarica in vetro e alluminio nella parte posteriore. Due pad per l'appoggio della basetta sulla scrivania. E abbiamo due porto USB per quanto riguarda l'alimentazione. In corredo nella confezione abbiamo cavetto tipo C, libretto di istruzioni, più pad per non far scivolare lo smartphone o lo smartwatch. La particolarità di questo prodotto è quello che può ricaricare appunto sia smartphone che smartwatch. Due dispositivi in contemporanea. E potenza massima di uscita 10 watt, perciò ricarica anche veloce, ricarica fast.
passiamo al power bank, da 20.000 mAh come dato di carica. Ho testato le porte USB perché la datasheet riporta 3A di uscita per 2. Effettivamente sono 3A e 3A. Per quanto riguarda il pannello solare fotovoltaico, ragazzi, per me è una, diciamo, una trovata di design scenico e basta, perché un pannello solare di queste dimensioni non potrà mai poi mai ricaricare un pacco batterie, perché ha poca corrente di uscita. Per dare qualche piccola percentuale, diciamo, alla batteria interna, dovete lasciarlo a caricare per parecchie ore. Ha luce sulla parte posteriore con tre modalità di gioco: luce, strobo, SOS o luce fissa. Ricarica wireless anche questo, basta appoggiare il dispositivo e parte in automatico la ricarica. Questo l'ho trovato anche molto utile. E per, come abbiamo detto, i mAh sono 20.000 da scatolino, però nella realtà io credo che sia intorno ai 10. No, per ricaricare il power bank utilizzare questa porta frontale, che è USB normale in tipo C, può ricaricare anche fino a 3 dispositivi in contemporanea, cavetto in dotazione, braccialetto, moschettone se lo vuoi andare a connettere per esempio dentro una tenda per farti luce.